Il 4 marzo del 2004 avviene una presentazione eccezionale. Una piccola vettura di colore bianco genera la grande attenzione di tutto il Salone di Ginevra. Il concept, la prima idea di 500 si chiama 3+1 ed è un concept che convince tutti a Ginevra, perché appare in un colore bianco che mi sembra nessun altro costruttore aveva presentato come il colore di debutto di un proprio concept car. Fu proprio Fiat a insistere su questa immagine di purezza che solo il colore bianco con una metallizzazione molto fine riusciva a dare. Il nome 3+1, che allude alla riconfigurabilità degli interni, viene subito sostituito dalla stampa mondiale con 500. Addirittura molte copertine all'epoca parlano di bentornata 500. Con Fiat 3+1 prende inizio tutta la storia della 500 contemporanea, quindi da un'idea ingegneristica di innovazione dell'autotelaio a un lavoro di design sia di prodotto ma anche poi di comunicazione con una forza incredibile. Dalla prima presentazione di Fiat 3+1, 3 anni e 4 mesi dopo, debutta sul mercato la Fiat 500, una sorta di miglioramento e completamento di questa idea di design che verrà prodotta in milioni di esemplari e che rappresenterà in qualche modo l'immagine di Fiat nel mondo. E con l'occasione del 20° anniversario della prima presentazione di Fiat 3+1 nasce ad opera di Heritage una vettura tributo ispirata alla prima immagine che il pubblico ebbe della Fiat 500, proprio della 3+1 presentata il 4 marzo del 2004. E proprio per celebrare questo importantissimo anniversario che il team Heritage nell'operazione Reloaded by Creators mette al mondo un numero limitato di esemplari da collezione che riportano proprio a bordo di una 500 Hybrid moderna quell'essenza, quell'immediatezza del design che fu proprio il primo Big Bang della 500 contemporanea. Il tributo 3+1 sarà realizzato riproponendo il colore originale del concept del 2004, un bianco metallizzato. I loghi verranno realizzati su base blu come erano all'epoca del lancio della Fiat 3+1, così come le ruote saranno di disegno a 5 razze sdoppiate. Sul posteriore manterremo una colorazione uniforme rosso trasparente della fanaleria, proprio ricordare il concept. Ancora più visibili saranno gli interventi sul cruscotto con i rivestimenti della plancia che riportano i disegni originali del concept 3+1 e la colorazione anche della plancia stessa e delle pannellature laterali nel rosso bruno che appunto rivestiva tutto il cockpit della Fiat 3+1. Un contenuto particolare della 3+1 erano proprio gli schienali posteriori che erano senza soluzione e continuità con i pannelli laterali. In questo caso realizzeremo sul tributo 3+1 un accoppiamento del tutto simile. Il progetto presentato come Fiat 3+1 quel 4 marzo del 2004 è un progetto di innovazione di tutta Fiat Auto. In realtà il design della 3+1 è un design che pensa alla 500, l'icona più importante del gruppo Fiat, conosciuta in tutto il mondo, e parliamo della nuova 500, quella del 1957, progettata dal gruppo dell'ingegner Giacosa nell'idea mia e del mio piccolo gruppo che si chiamava Advanced Design, un gruppo che prende proprio vita nel 2001 in Fiat all'interno del comprensorio industriale di Fiat, a quella di asciugare qualsiasi forma di decorazione e portare la lettura della 500 sostanzialmente legata a piani sovrapposti. Come la 500 di Giacosa c'è un body inferiore bombato, un anello che circunnaviga tutto il volume, che comprende il cofano, si chiama cofango perché essendo avvolgente sui fianchi diventa anche un parafango, e poi una bolla vetrata che addirittura non lasciasse soluzione di continuità tra il parabrezza e il tetto vetrato o apribile. Il modello piace subito al management Fiat. Da lì al 2007 accade una grande chiamata di tutto il team di Fiat per poter lavorare sull'ingegneria di questo prodotto e sul design, e quindi anche il team di designers, e questi sono i grandi artefici del design
della 500 rimane coeso e rimane lo stesso dal concept fino al lancio di quel 4 luglio del 2007. Quindi oggi vogliamo dare soprattutto importanza alla 500 per come è nata nel 2004 come 3+1 e per come è stata presentata poi il 4 luglio del 2007 davanti al grande pubblico.